Domenica 20 luglio ci troviamo all'ECAP per Esti e Leo News. Di cosa parliamo, Leo? Quest'oggi parliamo di alcune cose che poi vi riproporremo sotto forma di servizi veri e propri che potrete guardare ovviamente su rocking.tv. Incominciamo parlando proprio degli eventi, della molteplicità di eventi che si sono svolte a Lugano e ne parliamo con Marco Borradori. Quest'estate ci sono molti eventi, però mi sembra, se non sbaglio, che c'è anche un budget un po' più piccolo e l'esperimento di alcuni concerti a pagamento. Potrebbe essere una formula anche per il futuro? Diciamo che l'idea è proprio quella di fare un esperimento. Lo facciamo già nell'ambito del Long Lake Festival, che comunque, malgrado una riduzione del budget, ha mantenuto un numero impressionante di eventi. Però è vero che alcuni di questi sono a pagamento. Devo dire che non sono dei grandi prezzi, quindi sono molto accessibili, però è una sorta di esperimento anche per il Long Lake. Poi è vero che avevamo previsto tre serate in luglio, il 23, il 24 e il 25, a pagamento. Ne è rimasta una per varie contingenze, quella di Bob Sinclair, e vediamo un po' com'è la rispondenza della piazza. Ci sono comunque dei problemi logistici perché bisogna transennare la piazza e poi vediamo un po' se c'è, ecco, se la gente viene ugualmente. Questo ci permetterebbe di mantenere comunque un certo numero importante di eventi gratuiti, per esempio l'Estival adesso è totalmente gratuito, e di farne alcuni a pagamento proprio per permettere di finanziare un po' tutta la stagione. Una stagione di cui siamo fieri perché i collaboratori stanno facendo un lavoro grandioso, malgrado una riduzione, come diceva lei, e vediamo, ecco, alla fine tireremo le somme, stiamo a vedere. Il 17 luglio è iniziato a meri d'estate e tra i mattatori delle prime serate abbiamo trovato i The Flag. Noi cogliamo l'occasione per proporvi un'intervista che abbiamo fatto qualche giorno prima. Carlo Ferrari, batterista. Mattia Mantello e suono la chitarra. Igor Negrini e sono il cantante e armonicista del gruppo. Federico Albertoni, suono il basso. Donato Cerighetti, il tastierista. Questo è il quinto album, abbiamo fatto un primo album che si chiama Blue Norther, ma questo ormai è roba molto vecchia. Poi abbiamo fatto una demo EP, Ruled by Aphrodite, e poi alla fine è arrivato l'album Blue nel 2010, nel 2012 Hands, The Flag and Friends for OTAF, con moltissimi ospiti, un disco di beneficenza cui ricavato è andato all'OTAF, e adesso siamo arrivati Unchained nel 2014. Di solito funziona che mi viene l'idea della musica e ci troviamo molto bene poi a costruirci sopra il testo e quindi viene magari da un'ambientazione musicale, ci viene un'idea di solito sempre molto divertente, poco seria sostanzialmente. E poi Federico ci scrive sopra un fantastico testo perché conosce molto bene l'inglese, quindi. Le idee poi per i testi si sviluppano da discussioni tra di noi e poi alla fine provo a dare una forma linguistica che sia pertinente e soprattutto anche a livello di suoni della lingua e anche a livello di utilizzo della lingua che sia un inglese anche un po' gergale per non renderlo troppo traduttese, diciamo, per non renderlo troppo tradotto dall'italiano. Però diciamo che sia l'aspetto musicale che quello dei testi è sempre uno sforzo di gruppo. Ma in realtà un vero trascinatore non c'è, siamo tutti trascinatori di noi stessi. E siamo da quanti anni ormai assieme? Da Una decina. una decina d'anni, per cui più che un gruppo è quasi una famiglia. In realtà, cioè, il nostro trascinatore vero è il nostro trattore, che ci trascina proprio dietro fisicamente. Esatto. Un trattore fa riferimento molto probabilmente a un brano del nostro album, Unchained, che presentiamo questa sera al Teatro Bora di Besa, di Da Gentilino. Besa. Da Besa. Da Besa. Però in realtà il trattore non ce l'abbiamo. No, lui ce l'ha, in realtà lui c'è il c'è, però trattore, non infatti cucca di brutto. Sì, lui sì. Sostanzialmente è un album che vuole un po' distaccarsi a livello di sound dai nostri lavori precedenti. È un sound sicuramente più granitico, più rock, più
più misterioso, più psichedelico anche in certe sue parti. Sì, perché Ancende proprio racchiude tutta l'idea, no, del liberarsi dal modello del blues vecchio per cercare la nostra strada, per cercare il nostro suono, senza una finalità precisa, senza un'idea già definita, ma dove si arriva col trattore si arriva, insomma. E Ancende racchiude proprio tutto questo senso. Ok, adesso vediamo se vi siete preparati. Le date del prossimo, cioè del tour, insomma, le prossime date dove vi possiamo vedere? Ah, perché è un segreto? È un segreto, dovresti saperla. Fa niente. Allora, il 26 di luglio è Beatles Day con gli Animals e poi si può dire. Poi il 31 di luglio saremo all'Open Air di Sessa e il 1 agosto al Grotar Café di Oggio. Che non si può dire. Che non si può dire. No, non mancate. Bravo. Comunque, flagblues.com per i dettagli. Che non si possono dire. Che non si possono dire. Non si può dire quella parola lì. Dunque, siamo giunti al termine del Moon Stars. Io praticamente non ci sono mai andato, però una signorina qui da parte sì. Esatto, sono stata al concerto di Laura Pausini e ho scattato una foto che propone un look un po' particolare. Secondo Leo, cosa che mi hai detto? Sì, io ho detto che sembrava, cioè la maglietta sembrava un po' quella del pigiama, insomma, guardare per credere. E poi ho incontrato i Backstreet Boys in Piazza Grande a Locarno e ho scattato un selfie con Brian Little, che è il più piccolo, il nano. Poro. Com'è che si chiama? Scusami Brian, il nano. Si chiama Brian il nano? No, si chiama Brian Little, però... Little? Little, sì. Little come piccolo? No, con la R in mezzo. Ah, ok. Se no non mi sarei sorpreso per la statura, va bene. Ok, andiamo avanti e parliamo anche di The Best of Europe. The no? Best Model of Europe. E abbiamo seguito la seconda tappa che è stata vinta da... È stata vinta da Jessica Illecito, è un'italiana. E da Tilde Consaicao di Lugano. Siete in finale, ve l'aspettavate? No, sinceramente no. Nemmeno io. E come vi preparerete per il 12? Ma vabbè, adesso c'è l'estate, quindi ci pensiamo a settembre. E io mi chiamo Jessica e vengo dal Giatelona. Mi chiamo Tilda Consessao e abito a Lugano. È la vostra prima esperienza? No, ho già fatto altri concorsi. Io ho già fatto qualche casting a Milano, ma una sfilata la prima volta. Ciao, ci vediamo il 12 settembre. Ricordiamo inoltre che le selezioni del concorso si svolgono prevalentemente nella Svizzera italiana, per selezionare delle candidate svizzere, ma anche nella vicina Italia, Nord Italia, per selezionare anche da lì alcune candidate dall'Italia. Se qualcuno si vuole ancora iscrivere, deve andare sul nostro sito www.rocking.tv e cliccare sul banner di The Best Model of Europe. Quando dico Crusoe mi viene in mente un certo signore con la barba che si era ritirato su un'isola, lontano da tutto. Però c'è anche un lido che porta questo nome. Ed è il Lido di Ascone. Noi abbiamo incontrato un musicista bravissimo che si chiama Tobias Carchet e ci ha suonato un paio dei suoi pezzi. Also mein Name ist Tobias Karsche oder Tobias Karsche. ich spiele schon seit 11 Jahren mache ich Musik. Aber erst seit einem Jahr unter diesem Namen. Also ich spiele in drei verschiedenen Bands, also mein Soloprojekt inklusive. Die anderen zwei sind rockige Bands. Ja. Und im Oktober werde ich dann mit meiner Band unterwegs sein für mein Soloalbum. Over my stupid song, but I'm still seeing it playing the same old song. Aber du singst auf Englisch, warum? Das ist eine gute Frage. Ich höre nur englische Musik hauptsächlich. Ich fühle mich wohler, wenn ich auf Englisch schreibe, auf irgendeine Art. Ich finde, Englisch ist für mich musikalischer als Schweizerdeutsch oder Deutsch. Ja. Was spiele ich? Ich glaube, es geht wirklich von Rock bis Singer-Songwriter. Es hat wirklich so diese Bandbreite und alles dazwischen. Ich sage mir so, ich spiele alles außer Schlager und Techno und Metal. Album?
Leider noch nicht, also es kommt im Oktober, kommt das raus. Gute Frage. Am 10. Oktober soll das veröffentlicht werden und am 25. Oktober ist die Plattentaufe. Leider in Zürich, aber ich komme dann schon hierher und ihr könnt das Album hier kaufen oder im Internet. Ritroveremo ben presto un altro evento di questa portata, questa volta con Simone Tomasini, sempre Unplugged. Bene, siamo ai saluti, vi diamo appuntamento a domenica prossima, domenica 27 luglio. Un saluto da Estella e da parte mia. A presto!